a tutti in questo nuovo video in cui realizzeremo questo cappellino per neonata. Va bene, si può fare anche per neonato, logicamente cambiando i colori. È un cappellino molto piccolo, infatti in questo caso io l'ho pensato per un'età che va da 0 a 3 mesi, visto che si sta avvicinando l'autunno, proprio nel periodo in cui magari si riportano noi i bimbi a casa dall'ospedale appena nati, nei primi giorni, diciamo dopo la nascita, si mettono queste, no, queste papaline, questi piccoli berrettini per riparare, ecco, dal freddo la testolina del bimbo o della bimba. Cioè, io questa qui non la taglio, praticamente ho detto, visto che si avvicina l'autunno, proprio nel periodo in cui si riportano i bambini a casa dall'ospedale appena nati, a maggio, ad aprile, agosto i bambini si lasciano all'ospedale, probabilmente non si riportano a casa perché non c'è il berrettino. Io veramente credo che un giorno farò un video unico dove magari, che ne so, festeggeremo i 10.000 iscritti. Anzi, io vi dico fin da ora, se volete farmi un grande regalo per Natale, continuate ad iscrivervi perché siamo a 8.800 qualcosa e quindi dobbiamo raggiungere per dicembre i 10.000 iscritti. Mi fareste veramente un regalo grandissimo, sarei molto molto contenta di questa cosa. Mi avete dato fino adesso grandissime soddisfazioni, per cui a Natale mi raccomando 10.000 iscritti. Però nessuno, ecco, vi vieta di farlo più grande perché hanno sempre la forma di un berrettino, quindi basta prendere un uncinetto più grande e logicamente della lana più spessa e questo cappellino diventerà più grande. Potrete trasformarlo quindi da 3 a 6 mesi, da 6 a 9 mesi, da 9 mesi a un anno, perché io qui ho utilizzato l'uncinetto numero 3. Però ho preso una lana più sottile che si lavora con il 2,5 perché io ho una lavorazione abbastanza stretta, per cui mi veniva troppo duro, ecco, questo cappellino. Le caratteristiche principali di questo berrettino sono: uno, che si comincia dalla parte inferiore questa volta, invece gli altri modelli che avevo fatto iniziavo, no, da questa parte superiore e poi con gli aumenti venivo giù. Qui invece faccio al contrario, cioè faccio prima la parte, questa qui della fronte, che va appunto sulla fronte, e poi attraverso quale diminuzione comincio a chiudere il cappellino. Sono due metodi differenti, ma i risultati poi alla fine sono gli stessi. Bisogna soltanto, ecco, iniziare la catenella non troppo stretta, perché altrimenti questo cappellino, no, qua diventa poco flessibile. A parte il primo giro qua di maglie basse e questa rifinitura punto gambero, è tutto fatto a mezze maglie alte, per cui procede anche molto bene perché non sono maglie basse, quindi l'altezza, ecco, è media, non sono maglie alte perché logicamente per un bimbo così piccolo non mi piaceva mettere le maglie alte, e le mezze maglie alte credo vadano bene. Le dimensioni di questo cappellino sono un'altezza qua di 13,5 cm e una circonferenza di circa 39 centimetri. Adesso va bene 38, 38,5, va bene lo stesso. Si può tranquillamente abbinare con le ballerine che avevo messo, no, in uno dei video precedenti, e direi per la femminuccia, logicamente, e quindi anche per un regalo, ecco, potete mettere il cappellino e le ballerine insieme perché l'età è quella, 0-3 mesi. Allora, vi faccio vedere i materiali e poi iniziamo subito. Ho preso questa lana, che vedete è abbastanza sottile, una lana baby. In fascetta c'è scritto uncinetto 0, scusate, 2,5, ma io, come vi dicevo prima, ho utilizzato il 3 per quei motivi di cui vi parlavo, quindi la lavorazione è molto stretta. Con la lana bianca avviamo una catenella di 85 punti. Mi raccomando, come ho detto prima, non strette queste catenelle, anzi piuttosto larghe, ecco, lasciamole molto larghe in questa maniera qua, quindi 2, 3, ecco, lasciamo scorrere bene o male, no, l'uncinetto in quel modo, così 10, 11, una catenella stretta sarebbe così, ecco. Ecco la differenza, no? Tra una catenella lasciata un pochino più larga e quella lì stretta. 83, 84 e 85.
A questo punto dobbiamo fare cosa? Andare a chiudere questa catenella a cerchio. E va bene, andiamo sulla prima catenella con la quale avevamo iniziato qua e chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, prendiamo il filo giusto, quello che proviene dal gomito, lo facciamo la maglia bassissima. E poi dobbiamo andare a fare il primo giro, ovvero 3, scusate, 85 maglie basse sopra a queste catenelle. Ora, la prima maglia bassa la sostituiamo con una catenella e io la vado a segnare, ok? E poi continuiamo ad andare sopra alle catenelle sempre a maglie basse e ne facciamo appunto, come dicevo, 85. Per cui ecco 2, 3, 4, 84. E 85 qui. Ok, poi andiamo a prendere e qui dovete fare un po' di attenzione, basta che le contate che siano 85, perché quando chiudiamo con una catenella e poi riandiamo a fare la catenella sopra, no? È un po' complicato andare a vedere qual è. Comunque voi contate 85 e stiamo a posto, ecco, in questa maniera qua. Adesso dal secondo fino al dodicesimo giro compresi, quindi 11 giri, li dobbiamo fare a mezze maglie alte. Quindi iniziamo con 2 catenelle, perché la mezza maglia alta la sostituiamo con 2 catenelle e poi andiamo qua con la seconda mezza maglia alta, quindi così. E contiamo 2. Poi andiamo sempre sopra le maglie basse a mezze maglie alte e ne andiamo a realizzare 85. La chiusura del giro è semplicissima perché noi andiamo a fare la mezza maglia alta, ecco qua sopra. Poi prendiamo la seconda catenella, questa qui, e ci facciamo la maglia bassissima. Ok. Poi per iniziare il terzo giro facciamo 2 catenelle, io non la vado neanche a segnare perché quando sono due non si vanno a perdere. E poi ecco, iniziamo il giro di nuovo sopra alla prima mezza maglia alta sottostante che è questa. Ok, questa sottostante, questa qui e poi queste che abbiamo fatto ora. Quindi questa è la seconda mezza maglia alta. Ok, poi ripartiamo tranquillamente a mezze maglie alte e facciamo tutto questo pezzo sempre con la lana bianca. Siamo arrivati al dodicesimo giro e questo è il risultato del nostro lavoro. Adesso dobbiamo iniziare le diminuzioni e dobbiamo anche cambiare il colore, per cui io adesso qua il giro l'ho chiuso, in realtà non avrei dovuto farlo perché devo cambiare il colore. Quindi vado qua sulla prima catenella e invece di chiudere il giro con il bianco lo chiudo con il rosa, sempre facendo una maglia bassissima. Ok, inizio il tredicesimo giro con 2 catenelle che mi vanno a sostituire la prima mezza maglia alta. Il bianco lo lascio attaccato, non lo vado a tagliare perché le righe saranno molto vicine e quindi non andremo tutte le volte a tagliare e riattaccare il filo, lo porteremo tranquillamente su perché si tratta di fargli fare un percorso molto breve. Quindi, dicevo, nel tredicesimo giro devo togliere 5 maglie, quindi da 85 me ne devono tornare 80, per cui devo fare 15 mezze maglie alte, una diminuzione per 5 volte. Iniziamo quindi questo modulo, con 15 mezze maglie alte. 2, 3, 4, 14 e 15. Dopo queste 15 mezze maglie alte facciamo la diminuzione. La diminuzione con le mezze maglie alte la facciamo così. Mettiamo il filo sull'uncinetto, andiamo a puntare nella mezza maglia alta sottostante, ok? E passiamo questo filo attraverso due maglie. Mettiamo ancora il filo sull'uncinetto, andiamo nella mezza maglia alta successiva, lo estraiamo questo filo, troviamo 4 maglie sull'uncinetto
e passiamo attraverso tutte e quattro con un solo passaggio. Ecco qui la diminuzione. La diminuzione sulla mezza maglia alta, teoricamente si dovrebbe fare in questa maniera, cioè mettere il filo sull'uncinetto, andare a puntare nella maglia sottostante ed estrarre così il filo, tirarlo un pochino, rimettere ancora il filo sull'uncinetto, andare nella maglia successiva, sempre sottostante, e tirare ancora il filo. E io qui sull'uncinetto avrei 5 maglie da chiudere tutte insieme, no? Con questo filo qua. Ecco. Allora, siccome questo e questa è la maniera direi più corretta per fare la diminuzione, però ecco, se io continuo un attimo in avanti a fare le mezze maglie alte così, vedo che questa diminuzione la sento piuttosto in rilievo, quindi sembrerebbe quasi un puff stitch tra virgolette, anche se il puff va bene, si fa su una maglia sola. Però sento troppo questo rilievo, per cui non mi piace tantissimo. Ok, scegliete voi come fare e anche in base alla vostra, al vostro tipo di lavorazione, alla lana più sottile o più spessa. Basta comunque che qui ci sia una maglia e che la maglia, questa qui, abbia la stessa altezza delle altre, perché alcuni addirittura questa diminuzione la fanno come sulla maglia bassa. Però se uno qui fa la diminuzione con la maglia bassa, l'altezza della maglia sarà inferiore, quindi neanche quello a me piace. Questa è l'ultima diminuzione del tredicesimo giro. Ok, andiamo sulla seconda catenella qua dell'inizio e siccome il quattordicesimo giro lo dobbiamo fare bianco, andiamo a fare la maglia bassissima con il bianco. Quindi prendiamo il filo che stava posteriormente e facciamo la maglia bassissima. Nel quattordicesimo giro dobbiamo fare 80 mezze maglie alte, quindi la prima la sostituiamo come sempre con 2 catenelle, poi andiamo sopra le mezze maglie alte sottostanti sempre a mezze maglie alte. Questa è l'ottantesima mezza maglia alta del quattordicesimo giro, sì. E andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla seconda catenella e questa volta con il rosa perché cambiamo ancora colore. Ok, tiriamo un pochino il bianco e la riga è venuta ben definita, non ci sono scalini o cose. Nel quindicesimo giro da 80 maglie dobbiamo scendere a 75, quindi sempre 5 diminuzioni. Iniziamo con 2 catenelle e dobbiamo fare il modulo 14 mezze maglie alte, una diminuzione per 5 volte. Quindi facciamo le nostre 14 mezze maglie alte. 2, 3, 4, 5 e 14. Ecco quindi le nostre 14 mezze maglie alte. Adesso facciamo la diminuzione. Ok. Benissimo, e poi ripetiamo il tutto altre 4 volte, in tutto 5. Ho finito il quindicesimo giro con la quinta diminuzione. Adesso vado sulla seconda catenella dell'inizio e chiudo il giro con il filo bianco con la maglia bassissima. Ok, bene. Adesso nel sedicesimo giro io devo fare 75 mezze maglie alte. Inizio quindi con 2 catenelle. E vado a fare le mie 75 mezze maglie alte. Fine del sedicesimo giro, chiudiamo con una maglia bassissima e cambiamo anche qua il colore, quindi facciamo ancora una righina rosa. Nel diciassettesimo giro dobbiamo fare altre 5 diminuzioni, quindi da 75 andiamo a 70 maglie, mezze maglie alte. E questo lo otteniamo facendo 13 mezze maglie alte e una diminuzione per 5 volte. Quindi, come prima, facciamo le nostre mezze maglie alte e poi la diminuzione.
4, 13, ok, quindi sono 13 mezze maglie alte e poi la diminuzione. Il rosa adesso lo possiamo anche andare a tagliare perché i prossimi giri li dobbiamo andare a fare necessariamente con il bianco, quindi tagliamone un pezzetto così e poi dopo lo andremo tranquillamente a fermare posteriormente. Ecco, nella parte posteriore abbiamo portato sul filo e direi che è venuto carino, non ci sono ingombri o cose varie. I prossimi 5 giri li faremo necessariamente con il bianco, esclusivamente direi con il bianco. Quindi adesso facciamo i giri 18 e 19 con 70 mezze maglie alte, quindi non dobbiamo fare nient'altro che andare sopra le mezze maglie alte precedenti sempre a mezze maglie alte per 2 giri, il 18° ed il 19°. 20° giro, sempre bianco e ancora diminuzioni, questa volta parecchie, ovvero 10, perché dobbiamo, no, cominciare qua a chiudere proprio il cappellino. E quindi facciamo 5 mezze maglie alte e una diminuzione per 10 volte. La prima la andiamo a sostituire come sempre con 2 catenelle, 2, 3, 4, 5. Quindi 5 mezze maglie alte e poi facciamo la diminuzione. Ok, ripetiamo questo modulo altre 9 volte, in tutto 10, e da 70 maglie del 19° giro andremo ad ottenere 60 maglie nel 20° giro. Nel 21° e nel 22° giro noi facciamo sempre 60 mezze maglie alte e saranno gli ultimi 2 giri con il bianco e gli ultimi 2 giri in assoluto con il bianco perché poi lavoreremo, ecco, la parte finale tutta con il rosa. Nel 23° e nei giri a seguire dobbiamo proprio chiudere qua il nostro cappellino, per cui va bene, il bianco l'ho definitivamente abbandonato, ho attaccato il filo rosa con il quale procederemo fino alla fine, ok, e faccio queste mie prime 2 catenelle, ok, una ne avevo già fatta, l'altra eccola qui. Adesso dobbiamo diminuire le maglie molto rapidamente, quindi nel 23° giro altre 10. Quindi da 60 a 50 e lo otteniamo facendo 4 mezze maglie alte e una diminuzione per 10 volte. Quindi queste sono 2 mezze maglie alte, le prime due, poi la terza e la quarta mezza maglia alta. Ok, quindi ecco qui 1, 2, 3, 4 mezze maglie alte e poi la diminuzione. Nel 24° giro andiamo a togliere ancora 10 maglie e da 50 ne andremo ad ottenere 40 facendo 3 mezze maglie alte e una diminuzione per 10 volte, quindi una, due, tre mezze maglie alte, eccole qui, e poi la nostra diminuzione. Nel 25° giro togliamo altre 10 maglie, quindi da 40 ne otterremo 30, facendo 2 mezze maglie alte, una diminuzione per 10 volte, quindi diminuzioni molto ravvicinate tra di loro. Ok, questa è la seconda mezza maglia alta e poi subito la diminuzione. Ventiseiesimo giro, ancora 10 diminuzioni, questa volta una mezza maglia alta e una diminuzione per 10 volte, quindi da 30 mezze maglie alte passiamo a 20 nel 26° giro, quindi questa è la prima mezza maglia alta,
e poi facciamo subito la diminuzione. Ok, così. 27° giro, che è anche l'ultimo all'uncinetto. Facciamo un attimo di attenzione perché qui dobbiamo fare 10 diminuzioni e quindi da 20 maglie andarne ad ottenere 10. Facciamo soltanto una catenella e non due questa volta. Poi mettiamo il filo sull'uncinetto, andiamo sulla prima mezza maglia alta, che è questa qua, e facciamo la mezza maglia alta. Così abbiamo diminuito una maglia, cioè praticamente di due non ne abbiamo fatta una soltanto, questa qua. E segniamola così poi alla fine ce l'andiamo a ricordare. E poi continuiamo normalmente, quindi sulle maglie successive facciamo tutte diminuzioni. Ok, questa quindi è la seconda diminuzione. Ok, poi la terza. Nove. E 10. Vado su questa che avevo segnato, faccio la maglia bassissima e chiudo il 27° giro con 10 mezze maglie alte. Ok, adesso abbiamo terminato il lavoro, andiamo a tagliare un bel pezzo di filo e l'ultimo giro lo chiudiamo con l'ago. Prendiamo soltanto la parte esterna della maglia, quindi questa, e andiamoci a mettere l'ago in questa maniera qua, in modo che quando andiamo a tirare questo chiuda. Abbiamo fatto, no, tante volte questa cosa qui. Perfetto, abbiamo chiuso quindi questo cerchietto, adesso andiamo a mettere il filo qui sotto e lo fermiamo. Ok, e siamo pronti per fare la rifinitura, ecco appunto gambero, e la iniziamo, adesso vi faccio vedere, ne ho fatto un pezzetto ma adesso lo disfo e poi lo facciamo insieme, che ho cominciato qua dove c'è la chiusura e volevo in particolar modo parlarvi un attimo, no, della chiusura. Mentre stavo lavorando io ho tenuto il cappellino sempre così, o comunque va bene, ecco così, con questa chiusura posteriormente, perché chiudevamo il giro e va bene. Quando invece lo indosserà il bambino, io direi di posizionare, ecco questo è il cappellino, l'altro già stirato e tutto, la chiusura sulla parte qua laterale, no, del cappello, in modo che una parte viene nascosta, ecco, dalla curva naturale che fa il cappello e poi si vedrà solamente, ecco, un pochino qui. Voglio dire, tutti i cappelli, no, hanno comunque una cucitura posteriore o qualcosa, e noi la mettiamo così, secondo me, lateralmente, e ne vediamo soltanto un pezzettino là in cima. Quindi punto gambero, l'abbiamo fatto ormai tantissime volte, quindi qualche accenno e basta, mettete l'uncinetto qua sulla chiusura, andiamo a fare una catenella, ok, e poi andiamo a fare le maglie basse e, seguendo il verso opposto rispetto a quello normale, quindi da sinistra verso destra invece che da destra verso sinistra. Questa è l'ultima maglia del punto gambero e la vado ad allungare perché così taglio il filo che fermerò poi successivamente, cioè non successivamente, adesso con l'ago, ecco, andrò a fermare qua sotto.
Anche per questa volta abbiamo terminato. Io spero che questo lavoro vi sia piaciuto. È il terzo che avete scelto sulla pagina Facebook, per cui comunque prima vi sono piaciute le ballerine e la scatolina, la bomboniera con la palla sopra e poi il cappellino, però credo che questo sia dovuto soltanto al fatto che magari eravamo in un periodo ancora, diciamo, in cui non si pensava troppo all'inverno, o comunque le altre due cose forse erano più carine di questi cappellini. Mi raccomando, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e negli altri social, ecco, vi prego, contattatemi e ogni volta ne sentiate in qualche maniera la necessità, per spiegazione oppure soltanto, ecco, un attimo per salutarmi. Buon lavoro, ci vediamo presto!